Ciao amici, oggi andremo a costruire insieme un circuito che ci permetterà di divertirci un po'. Andiamo a montarlo, questo è il nostro kit, i vari componenti, che abbiamo un trimmer, dei condensatori elettrolitici, ceramici, resistenze e transistor. Abbiamo anche i cavetti di alimentazione, che sono il positivo e il negativo. Questa è la scheda dove andiamo a mettere i componenti saldati. E allora iniziamo subito a inserire i componenti. Ok, iniziamo dal buzzer. È un componente elettronico simile agli altoparlanti. È una piccola membrana che, attraversata da corrente elettrica, emette appunto un rumore. Andiamo a fare la prima saldatura del circuito, è 1 e 2. Mi raccomando di eseguire delle saldature professionali pulite e non possibilmente fredde. Il trimmer che cos'è? Vediamo chi mi sa dire cos'è il trimmer. Scrivetelo sotto nei commenti, inserite anche dove viene utilizzato e il perché. Andiamo a mettere questo componente. Questi sono dei condensatori. Questo è l'alimentatore che abbiamo assemblato nello scorso video. È un alimentatore stabilizzato, regolabile, puramente elettronico. Abbiamo la possibilità di regolazione dei milliampere e di millivolt, perciò è molto ma molto ma molto preciso. Può variare da 0 a 50, circa 49 su per giù volt, e fino a 5 ampere. Allora andiamolo a
programmare. Ok, perfetto. Andiamo a programmare alimentazione di 5 volt e poi eventualmente andiamo a fare la prova. Ok, andiamo via. Vediamo cosa fa. Cos'è questa scheda? Vi do un piccolo anticipo. Questo è un comunissimo mini giravide, di quelli diciamo di precisione con la punta metallica. Se lo avviciniamo, cosa succede? Bippa. Eh sì, avete indovinato. Scrivetelo sotto nei commenti, vediamo chi indovina di che cosa stiamo parlando. Andiamo a mettere questa che è più grande. Prendiamo la schedina. Ok, sì, ragazzi, è proprio un metal detector. Se ti è piaciuto il video, condividilo, metti mi piace, iscriviti al canale e commenta appunto inviandoci un feedback sul tuo gradimento di questi video. Perché se ti piacciono, se vi piacciono, ne faremo di belle. Ciao a tutti, GF Elettronica, trovate i prodotti e tante altre soluzioni sul nostro sito ledlightshop.it. Ciao ragazzi!